Buongiorno carissimi amici, oggi spiego ciò che ho promesso la volta scorsa a proposito del contabile numero 20. Precisamente si tratta del movimento lento tratto dallo scherzo fantasia per flauto o violino e organo. Che il telefono sia un mezzo indispensabile per comunicare è un dato di fatto. Ma avreste mai pensato che un giorno avrebbe potuto interessare me come musicista con un look diverso da quello di un telefono tradizionale? Guardate qui. Strana la forma di questo pianotel. In esso troviamo una cornetta. Ma al posto della pulsantiera abbiamo i tasti come quelli di un pianoforte, anche se ridotta, con i diesis e i bemolli, i cosiddetti tasti neri. Avendo incorporato una piccola batteria al suo interno, caricando i tasti, essi emettono il suono delle relative note. Quando lo vidi fu un amore a prima vista, ed in me che non si dica, lo acquistai, mettendolo sulla console del mio organo, perché in questa posizione mi era molto comodo fare e ricevere le telefonate senza spostarmi dallo strumento. Ma una bella sera, nella penombra del mio studio musicale, accadde qualcosa di veramente straordinario. E prima di continuare nel racconto, ascoltate attentamente quanto segue. Come detto, questo cantabile è tratto dal secondo tempo del mio scherzo fantasia, ma desidero spiegare tutta la composizione per comprendere bene il significato di questo tempo lento. I mezzi di ispirazione, si sa, per un musicista sono diversi e a volte anche singolari. Se poi in questa partitura non venisse adeguatamente spiegato il significato dei numeri che compaiono già nella prima battuta musicale del brano e alla sedicesima e diciassettesima con l'incipit in levare, si sarebbe propensi a credere che il musicista abbia desiderato formulare uno strano enigma o un giochetto enigmatico o un giochetto matematico con una soluzione aperta a varie possibilità. Diversi esecutori che hanno eseguito tale composizione hanno chiesto espressamente di conoscere il significato esatto di questa simbologia numerica ai fini di una corretta esecuzione. Questa bizzarria non sottintende alchimie complesse. Non desidera altresì prendersi gioco delle persone innescando la loro legittima curiosità, il dubbio del perché, il desiderio di avere lume in merito. Come del resto in molte altre mie opere, anche in questo caso un piccolo spaccato della mia vita viene pennellato con il mezzo musicale. E la presenza dei numeri sopracitati servono a un musicista compositore per il ricordo di una circostanza da lui stesso vissuta e della quale ora rimane solamente un lontano e sfumato ricordo. Già il titolo Scherzo Fantasia fa comprendere il carattere burlone della composizione e più propriamente del primo allegro con spirito che verrà riproposto alla fine, mentre la parte centrale, il cantabile in questione, usa toni di colore completamente diversi per esprimere un'atmosfera davvero particolare e suggestiva, che porta la didascalia lentamente con grande espressione, perché rappresenta l'immagine sognatrice della notte. Provate a immaginare la scena: una camera nella penombra, un piccolo telefono del tipo pianotel, che al posto della pulsantiera con i numeri ai tasti del pianoforte, 10 in tutto, appoggiato sulla console di un organo, e un uomo che desidera telefonare a una sua cara amica violinista e quindi comincia la selezione numerica.
il telefono chiamato però risulta occupato e quindi è necessario fare altri tentativi. Infatti ne faccio molti, ma è impossibile prendere la linea. Nel formulare il numero mi accorgo che il suono della combinazione è gradevole, ma niente più di questo. Prendendo tempo provo a chiamare un'altra mia amica musicista, ma anche il telefono di quest'ultima risulta occupato. Le due persone in questione sono molto amiche e viene quindi logico pensare che in quel momento stiano parlando tra di loro. Per cui, alternativamente, vengono selezionati i due numeri telefonici nella speranza che prima o poi il primo si renda libero per una comunicazione. Nella noiosa ripetitività dei numeri, inavvertitamente do un ritmo diverso a quei suoni già di per sé accattivanti, che prendono in tal modo il significato di un vero e proprio tema musicale. Anziché selezionare così, li seleziono in questa maniera. Sull'organo ci sono anche dei fogli di musica e una matita complice che all'istante inizia a imbrattarli con grande velocità per non perdere la momentanea ispirazione. La mano destra è impegnata nella scrittura. La sinistra, per continuare a selezionare alternativamente i due numeri telefonici, ma il risultato è sconsolatamente occupato. Mentre sul pentagramma vengono appuntate le principali idee musicali, d'improvviso il primo numero si libera e nella notte fonda inizia il dialogo a due. Il tempo vola e arriva l'ora della buonanotte. E allora non resta che riattaccare la cornetta in attesa di incontrarsi nuovamente all'indomani. Dopo la telefonata però il sonno non arriva perché forte è l'impulso di mettere in musica il contenuto della conversazione, in modo che ne possa rimanere un simpatico ricordo. Dopo quindi una notte insonne, la soddisfazione di vedere fermato sulla carta un momento bello della propria vita. La composizione nel primo tempo presenta il numero telefonico ricercato nella parte acuta, mentre in quella grave viene espresso l'occupato con la figurazione della croma e della sua relativa pausa. Sul levare della sedicesima battuta appare il secondo numero telefonico. Alla venticinquesima il primo numero di telefono appare in tonalità minore perché vuole raffigurare la tristezza e la delusione per non riuscire a prendere la linea libera. Poi nel sviluppo i due numeri si intersecano fra di loro, simboleggiando l'amicizia tra le due mie persone amiche. Nel secondo, la lenta formulazione del numero telefonico avvisa che il segnale è libero e viene espresso con note lunghe al basso. Quindi inizia questo dialogo molto confidenziale. Al termine, attaccando la cornetta, torna il segnale di occupato come all'inizio. Tale scherzo fantasia, composto il 3 aprile 1992, è stato scritto originariamente per flauto o violino o organo e poi trascritto per organo solo da me stesso nello stile della trio sonata e dedicato a flautista mio figlio Daniele. Nulla quindi di misterioso ed enigmatico, ma un simpatico e spregiudicato modo di fare musica. Il secondo movimento ha attirato l'attenzione di molti musicisti per la dolce e tenera melodia, che è stata usata anche come colonna sonora di un importante documentario medico-scientifico realizzato a Baltimora e inoltre come sigla televisiva di successo di una popolare trasmissione televisiva in Italia, il Salotto di Tiffany. Quando
Quando avviene la trascrizione nello stile della triosonata, è chiaro che i solo devono avere differenti caratteristiche, il primo con registri incisivi, mentre il secondo avrà registri di accompagnamento di 8 e 4 piedi, con un pedale leggero e scorrevole. Nella seconda parte è necessario usare registri meno incisivi per creare una morbida e incantevole atmosfera. Questi naturalmente sono i consigli per chi si accingerà ad eseguire lo scherzo fantasia. Questa puntata l'ho voluta così per spiegarvi bene il senso di questa strana composizione. Tant'è che ogni volta che l'ho eseguita in pubblico, prima dell'esecuzione veniva letto proprio il testo che descriveva appunto l'ispirazione per questa composizione. E dalla prossima volta ritorneremo alla spiegazione dei cantabili, quello che facciamo di routine, ma per ora non mi resta che augurarvi una buona serata e un felice weekend. Ciao!